Ancora un assalto ad un bar ad Arezzo ed ancora una volta nelle mire di una banda di malviventi le slot machine. Questa notte è toccato al bar La Piazzetta, che si trova in piazza San Giusto, centro storico aretino. I ladri sono entrati in azione attorno alle 4:30. Mi hanno svegliato la questura, sono partito con la moglie, sono venuto qui e c'era già la polizia e ho visto che avevano sfondato la porta, il vetro della porta, e avevano portato via tutte le slot più il cambiamonete. Con cosa hanno sfondato il vetro? Penso con una mazza, con qualcosa, non lo so. Il vetro è caduto intero dentro il locale e quando io sono arrivato non c'era più niente. I banditi sono riusciti a portare via 3 slot machine ed un cambiamonete. Ad attenderli fuori dal locale un furgone pronto per essere caricato. A lanciare l'allarme è stato un vicino. Ho sentito il chiasso, le cose. Ammazzate sul vetro. Sono venuti a marciangetto lì vicino tra la panchina e la pianta, li ha marciangetto la panchina e dopo sono andati. Cos'altro? A mano, la poi caricate e poi sono andati in giù. È partito così un inseguimento concluso a pochi chilometri di distanza in zona Marchionna. Qui i banditi hanno abbandonato il furgone e si sono dati alla fuga a piedi. Io mi sono affacciata perché ho visto questo lampeggiante della polizia, mi sono affacciata alla finestra perché ero proprio qui sopra. E niente, ho visto questo pulmino bianco aperto. Sembrava ci fosse una slot dentro, sembra che si siano fermati qui dietro l'inseguimento della polizia e sono passati qui lungo questo fiume a piedi e la polizia ha cercato di inseguirli e poi dopo però quello che è successo non lo so. La banda è riuscita a dileguarsi nell'oscurità. Questi sono proprio professionisti in velocissimi a rubare, andare via, a sfondare le porte, portare via la roba, è tutt'una, non ci mettono niente.